benissimo. Benissimo. Cosa dobbiamo fare? Abbiamo allora, risposto, abbiamo raccolto il quanto di sfida. Soggetto, anzi, è soggetto alla sfida dei napoletani per le forze della pizza Bonaccini. Io voglio. Che odore. Aprila, aprila pure. Questa è la mia pizza. Mortadella e pistacchio e mortadella. E mozzarella di Napoli con la pasta napoletana. Bisogna vedere anche la pizza margherita. Io gliel'ho fatta anche già tagliare perché lei la deve assaggiare. Questa già 10 minuti fa l'abbiamo finita. Ok? Facciamo assaggiare? Devi mangiarla adesso? Sì, presidente. Beh, non può rinunciare. Quale devo assaggiare? Quella è chiaramente la sua, la pizza Bonaccini. Prendono un po' per scemo, però. Me la stacco io. Mangia con le mani, a portafoglio. Veramente buona. Grazie. Allora, presidente, abbiamo fatto pace con i napoletani. No, ma non c'era. Per far pace bisogna che prima ci sia una guerra. Purtroppo una guerra c'è davvero ed è in Ucraina. Quindi grazie per questo omaggio, onorato e ovviamente è davvero straordinario. Ecco, i napoletani e i bolognesi hanno sempre avuto gli emiliani, la cucina in comune come un fattore di gusto. Beh, sa, noi siamo la regione in Europa con il più alto numero di DOP e IGP. Ad esempio, due dei prodotti che ci sono in questa pizza, la mortadella di Bologna e il parmigiano reggiano, fanno parte di quegli straordinari prodotti e dal punto di vista dei DOP e degli IGP siamo la regione col più alto volume economico, perché solo quei prodotti fanno oltre 3 miliardi di euro di indotto economico. Per cui ovviamente siamo orgogliosi della cucina, dell'enogastronomia che questa terra, l'Emilia Romagna, può promuovere in Italia e nel mondo, sapendo che la cucina napoletana, quella campana, è una altrettanto delle migliori cucine al mondo. Ecco presidente, tra la pizza Bonaccini, lei di parte, e la pizza margherita chi vince? Ah, la Bonaccini. Grazie a voi. Grazie. Ciao, grazie davvero. Finita. Ciao. Grazie. Grazie. Ciao. Molto piacere.